Rifiuti Zero Abruzzo lancia la campagna di sensibilizzazione contro i mozziconi di sigarette abbandonati nell'ambiente e lo fa in occasione di Teramo Natura Indomita con Occhio alla Cicca, il progetto nato sulle spiagge del Garda nel 2020 che ha come ideatori volontari dell'associazione 5R Zero Sprechi di Brescia e che porta il nobile sigillo della solidarietà e parte di un'attività di educazione ambientale. Abbiamo pensato di sviluppare una coscienza collettiva circa la centralità dell'ambiente come bene comune, perché purtroppo questo è un rifiuto, forse il rifiuto più ricorrente, ed è altamente inquinante ed è anche il più difficile da recuperare. Questa idea in realtà parte da lontano e unisce la solidarietà sociale alla sostenibilità ambientale. È un progetto che nasce, parte dai Lions Club International che hanno avuto questa nobile idea di recuperare gli occhiali utilizzati e di distribuirli in tutto il mondo a coloro che non hanno la possibilità di poterli acquistare. Questi occhiali ovviamente hanno le custodie rigide, che non possono essere riciclate, quindi prenderebbero la strada o dell'inceneritore oppure della discarica. Marco Migliorati, presidente dell'associazione 5R Zero Sprechi di Brescia, ha avuto questa idea geniale di recuperarli e di farne dei portacicche. Noi abbiamo deciso di replicare questa virtuosa attività e di farla insieme ai bambini del campus estivo presso il parco giochi Petit Park di Teramo, insieme all'associazione Piccoli Passi. E quindi abbiamo fatto decorare questi astucci ai bambini, tra l'altro li abbiamo anche educati, no? A che cos'è questo rifiuto, al perché questo rifiuto non deve essere abbandonato, e anche attraverso passeggiate proprio ecologiche i bambini si sono proprio resi conto. E poi faremo due laboratori, 15 e 22 luglio, con i bambini e i ragazzi che vorranno partecipare alle 18 nell'area picnic e poi anche all'Agorà della Fonte della Noce.